uova. Le uova sono bene. Ah, sei cazzo. Le uova le fanno con te. Vieni qua, vieni qua. Questi l'hanno fatto. Vieni, 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 ti puoi spostare. Aspetta che li pongo tutti. Beh, qui ci sono le valigie, qui è la casa sua. Sì. 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 Tanto ha fatto, tanto ha fatto loro, tanto hanno figliolo di chi. E mi sono trovato, però trovo, quando ero sempre fuori, trovo 3, 4, 5 uova. Non mi piace, perché quando fa caldo, qua, uno ti dà l'uomo, invece di questo modo, subito una mattina fa, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Ma su cuore un bel occhio si può abituare a fare calle, non assillo, perché perché li lacchi? No, anche la gallina stessa. Aspetta un po'. Infatti adesso vendono le galline con il becco alzato. Invece prima c'erano le galline a fare l'uovo a seme. E qualcuno con i piedi che si gira un po' fiacca l'uovo, tanto se lo mangiano. E poi si prendono il vizio. Il vizio. Non ne rimangono più adesso. Ma no! Sempre. Questa sagatta più cent'anni, eh? È nata così alta? Sì, sì, sì. Qui c'è zona giorno e zona notte. Qui c'è un pezzo che battevo due anni fa. Una piazzetta normale, così c'era un muro qui, addirittura questo muro l'ho spostato qui. Allora il muro era qui. Era qui il muro. L'ho spostato d'un metro e mezzo a quindi per fare la piazza più male. Questo muro, ho pesato mille, la gnocchi, mi figura qui, la gnocchi la più pesantina. Ah, quindi sono stati tutti. Dove ero rimasto il muro, non maniare più. Questi sono. A Valle l'ho fatta io, insomma, l'ho tutta innestata io, l'ho piantata io. Ci sono certi fondi che ci sono, vedi questo fondo, vedi questo fondo. Questo ci sarà 150 anni. Ehi! Questo! 150 anni! Sì, è venata due o tre, Michi, va va. Due fondi di passaggio. Ma come mai non l'ha raccolta? Chissà è uva francese, si è marciuta, me lo vedi. Innesto di fico, vedi? Vedi? E si chiama innesto a corona. Questo si innesta a corona, vedi? L'anno scorso l'ho fatto. A cosa servono quei barattolini? Questi barattolini è per sfuggire. Chi è per sfuggire? Quando vibrano col vento fanno fanno rumore. L'uccelletta. Fichi vende sanguinei. Ah, quelli rossi. Sì, rossi, sì, sì. Non so normale, questi sono sanguinei, vedi? Sono buoni da mangiare, ancora va, metti, vedi? Vedi? Guarda, guarda. Questi sono sanguinei. Ma le conosco. Questi me l'hanno arricchiata dalla Sicilia. Voi ne parlate, certo. Allora, siamo nella campagna di Delio Mele, eccolo qua, inquadrato. Ciao Delio. Ciao. Delio Mele, ex barbiere, ormai in pensione, però grandissimo appassionato di campagna, questa campagna, questo appezzamento che è proprio nelle vicinanze di Tempi, ecco, inquadriamo già zona, già chi conosce Tempi sa dove ci troviamo, quindi veramente a due passi dall'abitato Delio. Questa campagna che tu hai ereditato dai tuoi suoceri è diventata, che era solo una vigna, è diventata una campagna con un frutteto, con tanta altra roba che oggi tu ci farai vedere. Sì, certo. Cominciamo da una pianta che mi ha incuriosito, che io c'ero già stato l'altro giorno, è una pianta che a Tempio non si conosce, sicuramente, cioè, la conosceranno le persone di una certa età, ma la maggior parte non sa di che cosa parliamo e ci stiamo avvicinando a questa pianta. Questo terreno io l'ho coltivato e ho comprato tutte le piante alla Crucca, si chiama vicino a Sassari esattamente, e le ho messe tutti a dimora io, tutti li ho messi io. Quindi è un fruttale enorme, sì, un frutteto sì, enorme. Sì, tutto, qui ci sono 95 piante, ci sono. Di ogni specie. Tutte selezionate, tutti messi a 4 metri di distanza, tutti, da una parte e dall'altra.
tutti qua. Sì, sono rigorosamente in ordine. C'è davvero, tutto qui, ci manca solo la banana. però ci vuoi provare a piantarla? No, devo perché esiste una banana, perché io l'ho vista a Santa Teresa, la banana è piccolina, che fa a Santa Teresa e a Cagliari. E quindi potrebbe anche fare caso, mi sembra certo, anche perché qui c'è anche il posto ideale, perché sì. Io adesso sto anche cercando i posti, perché io sposto le piante secondo la zona, perché non tutte le piante vanno nello stesso posto, perché io sposto sempre, altrimenti perché ci sono delle piante che io ho messo in un altro posto e vanno avanti. Ho capito. Perché io adesso, per esempio, vi presento il pistacchio, per esempio. Che a tempio di solito non fa, anche se fa nelle montagne, però a tempio non ce l'ha nessuno. Nessuno. Andiamo a vederlo. Adesso i frutti purtroppo sono già andati, non ce ne sono più. Non ce ne sono più perché questi si raccolgono a settembre. Questi sarebbero i pistacchi. Ecco qua. Questi sono i pistacchi. Vedi? Sì. E questi fanno. Ecco qua. Questi sono i pistacchi. Ho preso uno in mano e ci sono tre piante di pistacchi, il maschio in mezzo per impollinare, ecco questo qua. È il maschio, sì. Che non dà frutto, sì. E queste sono le femmine, uno e due. Perché se non si usa questo stratagemma, non funziona, non può fruttificare la femmina, niente, ho capito, niente. Quindi è la femmina che fruttifica. È la femmina, certo. Lo stesso questo si chiama questa pianta, questo noi purtroppo la chiamiamo nespola giapponese. Perché dici purtroppo? A tempio, però non mi ricordo il suo nome, il suo nome corretto. La nespola antica di tempio, perché a tempio questa produce. Questa arriva adesso a ottobre, questa si lascia un po' a casa e diventa matura, che si mangia. Sì, questa adesso ancora non è matura, perché poi diventa matura, però dobbiamo aspettare un altro po', perché quest'anno è tardiva, capito? E si prende, si mette a casa e matura a casa. Certo. Andiamo a inquadrare quella famosa pianta di cui parlavo. Questo lo stesso, queste sono due piante che si chiamano giuggiole. Ah, pere. Le famose giuggiole. Queste giuggiole sono pera. Giuggiole pere. Eccole qua. Queste adesso sono rimasti. Sì. Adesso piccolini, però c'erano anche grandi, erano più. Però la forma, la possiamo staccare, sì. Questa è già andata. La forma è questa qui. Un pochettino più grande, eccola, vedi? Qui, sì. Vedi? Questa è la giuggiola pera. La giuggiola pera, che è buonissima, peraltro. Ah, è buonissima, c'è un seme centrale unico, l'ho assaggiata ieri. Certo che è buonissima. Le famose giuggiole, il brodo di giuggiole, sì, deriva da questa espressione. Queste sono giuggiola pera, che di sicuro è un innesto che hanno fatto. E anche qui è usato sempre lo stesso stratagemma, cioè la pianta femmina con. Questi ho messo la compagnia. La compagnia. La compagnia. Sì. Questo ho messo solo la. L'importante è che siamo sempre in coppia, almeno. Sì. Beh, la compagnia ci vorrebbe sempre. Certo. Minimo due. Quindi se non sono tre. Anche la natura rispetta queste regole, giustamente. Perché si innamorano anche. Certo. Purtroppo. Questi sì. sono lo stesso, questi sono sanguigni che vengono, questi li ho portati dalla Sicilia. Sono pale di fico d'India, dalla Sicilia, questi li ho portati. Questi sì. sono originali ancora, dalla Sicilia. Ce n'è ancora uno. E adesso quello che è pronto. Non ce n'è più. Ma vedi canzoni dalle mani. Ecco le giuggiole, sì. Nelle sue dimensioni reali. Purtroppo sono andate. Vedete, sono per terra. Purtroppo il tempo adesso. Ti dico che sono veramente gustose, molto buone. E sono tutti frutti ricchi di antiossidanti, di vitamina. E sono insoliti. Ma come tu li devi mangiare, perché non sono morbidi, sono gallosi. Come la mela. Come la mela, sì. E poi c'è un'altra pianta che a tempio sembrava scomparsa, invece qua ancora
ce n'è rimasta una, del sorbo, che in tempiese è la superbia. La superbia, sorbo. il sorbo che è buonissimo, ci siamo stati poco fa, ma ci riandiamo dopo, facciamo delle immagini, che è un frutto. Ce n'ho anche qui. Ah, ne hai anche qua, sì. L'ho messa a dimora 2 anni fa, sì. E quella purtroppo ci vuole tempo, almeno 3 anni. Per fruttificare. Per fruttificare. Sì. E di solito ci vorrebbe anche la compagnia. Ci vorrebbe, che io ne ho messo una sola, però ci vorrebbe la compagnia. Sì. Per poter... Noi stiamo intanto camminando lungo questo frutteto che è meraviglioso. C'è di tutto dentro. Questa è la mela renetta che ho messo qui, quelle sono le ciliegie che ho messo quest'anno. Ho messo quest'anno, è la ciliegia fitona, non mi ricordo come si chiama, però adesso si è cancellato, perché io poi sono uno di quelli che non metto mai le stesse qualità. Qui ci sono le mele di 5 o 6 o 7 qualità, ci sono le ciliegie lo stesso. Ci sono di 5 qualità. Questa è una ciliegia che fa a grappolo. Questa è purtroppo non c'è perché siamo fuori stagione, siamo a novembre. Se veniva, allora questa mette la ciliegia qui nel tronco. Ah. Questa non mette nel ramo, nel tronco qui. Queste sono tutte ciliegie a grappoli. Incredibile. Sì, questa mette la ciliegia. Gli spaventapasseri rudimentali, ma che vi assicuro funzionano, perché dove ci sono questi che vibrano con appena di vento. Invece queste sono tutte e due della stessa qualità. Due ciliegie. Questa è un'altra qualità. Questa lo stesso è un'altra qualità. L'altra che ho messo là è un'altra qualità. Tutte diverse. Tutte diverse perché io solo il melograno è sempre il solito. Andiamo a vedere il melograno, che è già una pianta molto bella da vedere. I cacchi lo stesso, ho i cacchi di tutti i tipi che purtroppo adesso ci sono, c'è il cacco caffè, per esempio. Questa mela è una meraviglia, è gustosissima, è buonissima, ed è stracarica anche in questo periodo. Questa mela per esempio è lo stesso. Che qualità è questa? Non mi ricordo, bisogna che cerchi il cartellino perché non mi ricordo il nome, la verità. Strapieno. Però questa è meravigliosa. È buonissima, sì. Questa è una mela invernale. Sì. Questa è una mela invernale dura, che dura nel tempo, anche fra 2 mesi, fra 3 mesi, questa rimane così, capito? Non è come le altre mele, questa è una mela d'inverno, è una mela tardiva questa, infatti questa è una mela dura, ma è meravigliosa. È buonissima, sì. Poi qui è generoso l'albero. Sì, è strapieno. Ogni anno è impressionante, no? Sì. È impressionante perché ogni ramo pesa 1 kg o 2 kg di mele. Sì, è sì. Una cosa impressionante. Sì, è vero, è vero. Perché, così ho anche una prugna che c'è là, e quella prugna lì, se viene tempo. Sì. Lo vedremo quando è magari... I rami lunghi 2 metri. Mamma mia. E ci sono tutto dall'inizio alla fine. Tutto pieno di prugne, tutto. Ecco il cotogno, il melo cotogno. Questo è il pero cotogno. Ah, questo è un pero, mentre a fianco ci abbiamo il melo, ecco, se non ricordo male. Quella è mela cotogno, e questo è pero cotogno. Sì, questo è un pero cotogno. Pero cotogno. Quindi è un incrocio tra il cotogno e la mela. Sì, è il pero. Mentre questo è mela cotogno. Che è già una forma diversa, effettivamente. Sì. Questo è un mela cotogno. Vedete che belle. Sì, questo è mela cotogno. Meravigliosi frutti che... Questi sono frutti invernali. Per fare marmellate generose, per mangiarle in qualunque modo, insomma. Questi sono le cose che noi usiamo qui in Gallura, certo. Specialmente a Tempio, certo. Perché Tempio purtroppo, tu già lo sai, che è una zona... di montagna. Certo, certe cose in effetti si pensa che non crescano, però cose, l'esperimento col banano lo facciamo comunque, giusto? Certo. Lo facciamo. Sì, ma io sono poi uno di quelli che io vorrei mettere tutto, sì, tutto. Se va, altrimenti lo sposto. Pazienza, si sposta, perché dici bene. Io ho spostato dei limoni, io ho spostato dei agrumi, che purtroppo dove erano non fanno perché bisogna cercare anche, che poi oggi bisogna chiedere, ci sono anche quelli che hanno studiato dove mettere le cose. Ecco, di vigna invece cos'è rimasto del vecchio vigneto che era? Era tutto vigneto? No, di vigna, di vigna c'era, questa è una vigna di uva comune. Sì. Allora questa è una vigna molto vecchia, sì. Perché infatti adesso ti faccio vedere dei ceppi
che ci saranno 150 anni. Sì, l'abbiamo inquadrato prima mentre lo stavi descrivendo. Ma ce ne sono due, sì, che ho lasciato lì. Sì, andiamo a vederli. Sono grossi così, perché? Così, per testimoniare, non è che... Certo. Questa era la prugna che ti stavo dicendo. Quella prugna là, sì, sì, sì. Qui vedi, si vedono per terra. Vedi questo ramo? Sì. Allora, qui c'erano le prugne dall'inizio alla fine. Che meraviglia. Alla fine tutto, ma era una cosa, ma non solo questo ramo, tutti i rami, tutti. C'erano le prugne, impressionanti, bisogna vederlo, altrimenti uno non ci crede, non ci crede. Questo l'ho potato l'anno scorso, infatti adesso devo potare ancora e l'ho anche, capito? Sì, devo anche potare, quelle sono gli albicocchi. Adesso... perché qua c'è proprio di tutto, albicocche, le pesche ce le hai? Questo è, sì. Anche le pesche. Sì. Le pesche ne ho fatto, ci sono tre alberi che noi siamo passati, sì, davanti, siamo passati da là. Meravigliose che mi hanno dato le pesche. Oh, io... che la pesca non è facile, la pesca è una pianta che infatti quelli lì, che sono di un'altra qualità, stanno andando male, perché qui non vanno. Ha capito. Quindi non, sì, bisogna mettere quelle piante, un'altra qualità. Sei orientato a cambiare, a spostarli, come dicevi, forza, prima. Certo. Questo per esempio, questo è Pero Camugino. Ah, il famoso Camugino, sì, sì, sì. Pero Camugino. Ottima pera gallurese, insomma, nel nome, sì, ma bellissima, Camugino, buonissima. Sì, sì. Camugino fa piccolo, però è buonissima, sì, sì, molto buono. Queste sono, bisogna venire quando ci sono i frutti. Allora, certo, questo pero, ti faccio vedere le foto di questo pero, sì, ogni pero ha pesato anche mezzo chilo, ogni pero, io ho le foto, il pero e l'ho messo vicino ad altre pere, è grosso così. Che qualità, giallo. Come si chiama questa qualità? Non mi ricordo. Non ti ricordi? È meraviglioso, questo è quello lì, sì, è generoso, sì, è una cosa impressionante di questi peri, ma pere mostruosi, è bellissimo. Così tutte pere, queste sono tutte mele, capito? Queste sono... Senti, anche la disposizione, sono, come diceva prima Delio, dei 4 metri da una pianta, sì, all'altra, sì, giuste, sì, ideali, sì, proprio, sì, per crescere... Questo è fatto a misura, come si devono, sì, fare le piante. Ma ti sei affidato a qualcuno? Per, niente, io ho fatto tutta roba che hai studiato, che no, hai letto, no, io ho fatto in base tutto, all'esperienza. Beh, logico, leggendo, eccetera, eccetera, poi ho fatto così perché c'era anche il posto, certo, perché non si mettono le piante uno vicino all'altro. Assolutamente. Se poi devo anche potare ogni anno, qui si puta ogni anno, non è che si può lasciare. Qui adesso sono nati tutti gli annuvi. Per esempio, sì, questi sono gli annuvi che adesso fra poco io questi li devo tare, questi ecco, li devo togliere, perché questo è il nuovo che non mi dà niente, un altro anno non me ne dà frutto, me lo dà fra 2 anni. E invece, perché quello che mi dà il frutto è questo qui. Questo, adesso questo qui, l'annuovo, questo è nato quest'anno, vedi? Questi sono nati quest'anno. A me non mi interessa, cioè, adesso sfrutterebbe troppo la parte così che poi non produce rispetto a quella che solitamente produce. Non deve salire, bisogna farlo rimanere, controllare la crescita, sì, certo. Poi questi sono tutte crescite, queste sono crescite che purtroppo quest'anno hanno cresciuto, però non hanno dato pere. Le pere erano qui, le mele, ecco, questa è mela, è una mela, le rami più grossi, più soli tutti, cioè. Adesso qui devo potare, questi sono gli annuovi, vedi, sì, vedi questo l'ho, sì, messo quest'anno, questo qui adesso io, e questo serve anche per innestare. Ah, ecco, vedi questo adesso, se devi innestare, ecco, tagli, lasci 2 o 3 questi sono per innestare. Questo serve per innestare, infatti vengono anche certa gente che vogliono cambiare qualità di pere, e io, siccome che questa qualità ce l'ho, è buona, e gli do i pezzi di legno e si fanno l'innesto. Ma mi stavi dicendo ieri che in un albero di mandorle hai innestato quell'albero lì, ho innestato l'albicocca sulla mandorla. È bello questo. Capito? Io ne è stato. Cosa ne è venuto fuori? C'è l'albicocca. C'è. La mandorla. È lo stesso albero. La genetica. Adesso questo vogliono potare, altrimenti se io li lascio un altro anno, quello lì diventa ancora al doppio più alto. E poi non sarebbe neanche producente. No, perché. Non darebbe frutti. Perché. Queste
queste sono le piante che ho messo io, tutte selezionate, per esempio tre pere, anzi qui ce ne sono cinque e due mele in fondo, perché lì è più c'è più appoggio. Sì, c'è meno vento. In fondo, infatti, ho messo le piante che c'è più appoggio e più caldo. Infatti lì fanno le piante che hanno bisogno. Vieni che ti faccio vedere l'albero del sorbo. Vieni che ti faccio vedere l'albero del sorbo. Questo è meraviglioso. È tutto per... Infatti l'ho messo lì per la gente per farglielo vedere quando metteranno tutto. Perché la gente non hanno mai visto certa gente. Vedi questo? Questo è uguale a quello là. Vedi? Questo è il sorbo. Ecco il famoso sorbo. Questo l'ho comprato, non è che l'ho comprato. Questo adesso sto aspettando a darmi per poterlo anche modellare, perché poi vuole modellato, perché altrimenti non è bello, perché tutti gli alberi vogliono modellato. E qui gli darai un compagno adesso per farlo fruttificare. No, a parte quello, sì. No, ma dovrebbe fruttificare anche ugualmente. Da solo, però altrimenti gli devo mettere un compagno. Certo. Questo per esempio, questo è lo stesso, sono susine. Questo è un albero di susine, anche quello lì, che fanno piccoline, ma sono di una cosa, ma li mettono a quintali, questo albero, a quintali. È impressionante, io questi, perlomeno quando viene il periodo che ci sono, perché non danno ogni anno, ma io li regalo, ma vengono gente, se li fanno a cestini e se li portano, sembra che non sia mai toccato l'albero, di quanto c'è. È una cosa impressionante. Io ti nomino anche gente che è venuta a prendersi. Ecco le olive d'Ilio, queste sono frutti straordinarie, eccezionali come dimensioni. Questi sono due alberi, date la mia mano, che ho portato che ne tocca uno. È anche sana quest'anno, mi sembra, pochino, metà, insomma. Con le aria non ha fatto danni. No, l'ho medicinati, però purtroppo me le ha... Ma sono, vedi, anche il discorso della struttura che dicevi prima, basta, non la fai mai crescere. Adesso le devo potare di nuovo, quest'anno le devo fare a fungo, non c'è niente, perché certo. Vogliono farti... Perché qui bisogna potare ogni anno, anche questi. Sì, l'anno scorso li ho potati, ma ci sono tornato, sono saliti. Si vede il taglio che ho fatto, vedi il taglio che sì, ho fatto? Sì, si vede dove c'è quel ramo. Sì. Quello poi è uscito tutto il nuovo. E allora le devo tornare a potare. Quello che pianta è lì? Quella è la mandorla. Quella mandorla. È la mandorla. Mandorla. Allora, quello è il mandorlo. Qui l'ho innestato, vieni qua. E questo mi incuriosisce, questo mandorlo innestato. Questo è il mandorlo, ci sono anche, guarda. Sì. E questo è l'albicocca. Eccolo qui la mandorla. Ho preso un tronco, vedi? E l'ho innestato, albicocca. E qui crescono le albicocche. E poi mettono le albicocche, esatto. Mettono le albicocche. Cosa e poi questo adesso sto aspettando che cresca e poi lo taglio del tutto, quello lì, perché... gli dà fastidio, capisci? Certo. Perché è inutile, o fai uno o fai l'altro, ma questo l'ho fatto per vedere se teneva, capito? Perché è un incrocio. Queste sono mandorle, e queste mandorle, questi li ho pesati io con il seme, ho messo dei semi dentro i vasetti, il seme dei mandorli, e ne ho fatto 5 piantine, piccoline così erano quando le ho messe qui. E adesso, e questi già hanno 5 anni. Molto. Sì, 5 anni ci hanno queste piante, perché il fruttetto l'ho messo 6 anni fa. E questi sono gli ultimi che ho messo. Questi lo stesso erano piantine che io ho trovato per caso così, però non è andato. Questo lo stesso è il nocciolo, la nocciola, come si chiama? Sì, il nocciolo. Sì, questo è il nocciolo. E ne ha messo un po' quest'anno, però. Neanche deve ancora crescere, sviluppare. Ne hai due. Qui lo stesso è quello, questa è la pianta della nespola. Sì, le nespole. Queste sono le nespole. Ah, il fatto che ci sia quell'infiorescenza cosa significa? Queste sono le nespole. Queste sono le nespole. Adesso escono le nespole. Se non fa freddo. E durano anche durante l'inverno. E adesso infatti questi qui li devo togliere perché non è il posto adatto. Qui il frutto me lo dà, però non viene a maturazione.
Ho capito. Perché prende troppo freddo, perché questa è una pianta che ha bisogno di caldo e non di vento gelido, perché è il vento gelido che fa male alle piante, non è la neve, no, è il vento gelido, diciamo così, il ghiaccio, quando scende il ghiaccio lì, però più che altro è il vento, perché a tutte le piante fa male il vento, no, non il gelido lo stesso, perché se non fa vento, il gelido non le fa niente, peggio è il vento, perché anche gli agrumi che io ho, infatti erano tutti messi con il frangivento in giro, perché il vento, quando sale la pianta più su del frangivento, il vento brucia, quelli di sotto no, quelli di sopra li brucia. Capito? Perché è il vento, non è, perché il gelido scende lo stesso. Sì, sì. La neve, io ho delle foto degli agrumi con la neve sopra, e gli agrumi c'erano e non gli ha fatto niente, perché il vento non ce n'era. Capito? Questo è il punto. Perché sono certe cose che è inutile dire, ma lei no, fa, tutto fa. Certo, ci vuole il posto giusto. E questo mi sembra che lo sia. Il posto giusto. Quello è. Qui il sole dalla mattina, quando esce il sole all'Imbara, al mare cala, qui c'è tutto il giorno, sino alle 9, anche alle 9 e più. Il sole qui, sopra, sempre. Dalla mattina alla sera, sempre il sole sopra. Questo è il punto. Poi certe piante, è logico, perché certe piante hanno bisogno anche di mezzo sole. Infatti certe piante bisogna spostarle molte volte, perché hanno bisogno di mezzo sole, non di sole tutto il giorno. Come anche l'orti, gli orti lo stesso, non hanno bisogno del sole tutto il giorno, altrimenti succede qualcosa. Ci vuole anche mezzo sole, come i fiori, è uguale. Noi adesso mettiamo i fiori, io ho un sacco di fiori tutti in giro, certi fiori il sole non devono prendere, altrimenti vanno male. Sono come le persone allora. Devono prendere troppo, solo il primo sole la mattina oppure l'ultimo sole la sera. Troppo è così. Queste cose poi si sanno, non è che lo sto dicendo io, ma si sanno. Però certa gente dice, ma è così, non c'è niente, perché io ti faccio vedere dei fiori che non si possono mettere al sole. Sono fuori e sono bellissimi. Purtroppo sì, è così. E poi qui si imparano anche certe cose, che le talee, perché io ho dei libri per fare le talee, perché le talee è molto importante, che non si può sempre comprare, bisogna fare anche qualche talea sua, perché io ce l'ho, le talee che le ho messe, ho prodotto delle piante, ho di nuovo prodotto di nuovo la stessa pianta. Perché purtroppo ci sono le cose che si possono fare, specialmente adesso iniziano già a mettere le talee, ma per tutti i frutti, adesso si mettono le talee, certo, bisogna mettere in un certo modo. Allora Viglio, stiamo inquadrando un ceppo antichissimo. Sì, questi due ceppi li ho lasciati, che io ci sono 45 anni, c'era mio suocero 75, è morto a 70 anni ed era qui, è nato qui, e c'era il padre. E questi c'erano ancora, perché mio socio, questi c'erano ancora, sono 150 anni che stai, questi ceppi, che io mi sono contenendo ogni tanto, vedi, l'anno, ma è una cosa impressionante, questi, e danno uva, tu devi vedere i grappoli di uva che danno, purtroppo, logico, non c'è più niente, non vedi, no. Però vedi che razza di tichigno, vedi l'anno, vedi. Ed è vuoto, è vuoto, non c'è più niente. Perché non ci sia nulla. Nulla, secco, è così. Sì, sì. È così. Ad esempio, io allora, qui messo, siamo davanti a un kiwi, scusami. L'ho messo tre anni fa, visto, l'ho messo tre anni fa. Adesso, vabbè, adesso è il periodo di autunno, ma prima era tutto pieno. Ecco. E questo fiorisce più. E ne abbiamo due, tre. Tre, sono tre maschi, Sono tre maschi. Sì, tre maschi, sì, perché purtroppo... Ci vuole, però non fruttifica. No, io li ho comprati per essere due femmine e un maschio. Invece sono neanche a farla apposta. Qui infatti mi ho fatto le talee. Ecco, le talee. Però le talee le ho lasciati perdere perché erano maschi.
manca le talee, sì, per esempio. Infatti adesso all'altra parte qui devo mettere le femmine, ho capito, e ne metto tre, sì, perché hanno bisogno sempre per impollinare i maschi, ci vogliono ogni due o ogni tre un maschio, ci vuole il maschio, questi sono maschi, questi adesso vengono potati, perché questi adesso li devo potare quando cadono le foglie, e vogliono potate, non c'è niente da fare. Però qui funziona, questi li ho messi in prova, però qui va bene, perché è il posto giusto. Questo è il posto giusto. Che non è quel granito vivo. Ecco, questa è la scala che Delio ha realizzato da solo. È più debole. Siamo nella stanza sotto. Poi vedrà un po' scarracciato. Esattamente, sì. Quelle che noi le abbiamo fatto a casa, non so. Con dei gradini vecchi recuperati da un'altra casa. Che bell'ambiente che ha creato, e dopo tutto il peso è scaricato sul primo gradino, sì, e questi salgono, sì, sì, lo recuperano, sì, sì, su, certo. Non allora. Ecco qua, siamo alla fine di questo bellissimo incontro con Delio Mele nella sua splendida campagna, dove, come avete visto tutti, insomma, è ricchissimo di biodiversità, cioè di specie vegetali che normalmente non si sapeva che a tempio potessero crescere, invece Delio ci ha dimostrato che questo può avvenire. Però Delio, c'è un'ultima cosa che ti volevo chiedere, l'hai fatto notare durante l'intervista, cioè l'importante è riuscire a far trovare a quella pianta, anche che non solitamente non cresce a tempio, no, il suo habitat ideale. Certo, infatti io provo anche altre volte, perché non è che uno prende e mette lì una pianta, no, se non va la tolgo e la metto in un altro posto, certo, perché purtroppo bisogna trovarle anche il suo habitat corretto, giusto, ecco, giusto. Si, certo, sposta, poi magari dopo, certo, se non, certo, va bene neanche quell'altra, si risposta poi, di nuovo. Poi finalmente io infatti dopo mi sono accorto che ci avevo ragione, perché purtroppo è così, anche, perché le piante vanno bene. Certe cose che oggi non si provano, eppure vanno anche a tempio. Certo, bisogna trovare il posto ideale. Bisogna trovare il posto ideale, bisogna avere la caparbietà che tu hai avuto, certo, nel volere vedere questa campagna così ricca. Certo, io chiedo, e poi sono uno di quelli che sono testato, non è che... Ecco, mi dicevi che frequenti anche dei corsi che fanno qua alla ora, insomma, ci vai. Che sono corsi che servono per conoscere meglio. Ti danno delle indicazioni che sono professionale, assolutamente, certo, importante, e bisogna anche prenderli. La stessa cosa per fare il vino purtroppo, come sappiamo, non è che lo sto dicendo io, bisogna saperlo fare, non è pigiare e mettere l'uva o il vino dentro le botti, no, non è così, ci vuole altre cose. Senti Delio, un'ultima cosa, ti manca un po' il tuo lavoro, quella piazza di Lara dove certo, sei rimasto per una vita. Io sono nato facendo il barbiere, perché mio padre e anche miei fratelli, certo, eravamo tutti barbieri, ho un fratello che addirittura ha 90 anni, sì, ha fatto, l'altro purtroppo è morto di recente, è morto da poco, sì, e hanno fatto i barbieri con mio padre, perché mio padre da piccolino si è messo il salone dal 1919. Quindi un po' di nostalgia ce l'hai. Sì, c'aveva 19 anni. Figuriamoci. Quindi è morto a 80 anni, che faceva sempre il barbiere, anche a 80 anni. Figuriamoci. E io ho continuato il suo mestiere. Sono andato in pensione 3 anni fa, perché purtroppo bisogna anche godersi la vita. Quanti anni hai? Io ho 66 anni. 66 anni, sì, portati benissimo. In questo ambiente non si sentono nemmeno. Ma ormai io adesso, hai ritrovato... Infatti io me ne sono venuto qui un po' per godermi la vita. Certo. Certo, poi, certo, qui siamo in campagna, però siamo vicino a tempio. Due passi, quindi, veramente, sì. Però a me mi piace e mi sono appassionando, perché appassionato. Sì, si vede, si capisce. Io sono appassionato, perché non faccio le cose così di testa mia, io faccio le cose come si devono fare, certo, altrimenti è inutile stare lì. Allora, ti ringrazio Delio, ci sentiamo presto per quel banano, insomma, che insomma, rimane un po'. Io devo fare di tutto, un po' la tua... ho voglia per far vedere, un po' di sperimentazione. Non è come dicono, perché certa gente purtroppo subito... Certi la smettono, certo, di fare, invece io voglio provare, insistere, certo, e far vedere anche il prodotto, perché non è solo a dirlo,
bisogna farlo vedere. Io tutti i frutti che ho li faccio vedere. Certamente. Purtroppo è così. Va bene, grazie Emilio. Prego.